Allora, Roads of Puglia da... anzi, veramente Roads of Puglia viene in casa vostra questa volta. E siamo alla festa dell'uva 85esima 2014. Sì. Ed è la 85esima edizione. Benissimo. Ci può dare un po' di informazioni perché viene fatta la festa dell'uva qui ad Adelfia? Allora, perché Adelfia è fondata sull'uva, è il volano dell'economia del paese. Anche se negli ultimi anni ha avuto un leggero abbandono, però ovviamente i grandi produttori credono nell'uva e credono nella festa, ci aiutano a dimostrazione della presenza di produttori e commercianti in questa. Qual è l'uva tipica di Adelfia? La Pizzutella e uva regina. Ci date le informazioni in merito? Allora, è un'uva molto dolce, uniforme nel colore, accinatura molto uniforme, tanto che noi facciamo anche il concorso, quel grappolo d'oro. Siamo arrivati alla 14esima edizione, dove vengono valutati i grappoli per quanto riguarda la forma, il colore e la dolcezza. Ovviamente vengono premiati i primi 3 posti della varietà regina. E quando li vedremo i grappoli? I grappoli sono già stati valutati, già stati vincitori. Stasera in piazza verranno pubblicati, verranno fatte le premiazioni in pubblico. E verranno chiamati i produttori che ci tengono a portare. Quanta gente ruota intorno al business dell'uva qui ad Adelfia? Tanta, tantissima, e fa parte dell'economia del paese essenzialmente. Anche se negli ultimi anni ha visto parecchi giovani allontanarsi, però ultimamente stanno ritornando alla terra, all'agricoltura. La ringrazio, è stata gentilissima, grazie.